Buongiorno. 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 Mi chiamo Ugo Monestier. Volevo farle una domanda. Allora, lei esistenzialmente come ha vissuto questo anno di pandemia? Cioè, è riuscito ad adattarsi al nuovo mondo digitale? E poi soprattutto, cosa ne pensa della DAD? Ma guardi, io cerco di sintetizzare un pochino quello che lei mi ha chiesto. Da ogni esperienza, anche delle più negative, si traggono degli insegnamenti, no? Personalmente la mia generazione non è una generazione digitale, lo sapete benissimo, e ho avuto modo di imparare delle cose che altrimenti, se magari non fossi stato forzato, non avrei imparato. Per cui l'aspetto positivo è stato quello di imparare nuove tecnologie e quindi relazionarmi in maniera diversa. Personalmente sono per il rapporto umano, perché il nostro Ateneo si basa sul rapporto umano con gli studenti. Oggi siamo qua, avrei preferito avervi attorno a un tavolo, ve lo dico molto schiettamente, perché guardarsi in faccia, stringersi una mano è diverso che non vedersi attraverso un video. Però facendo di necessità virtù anche questo tipo di contatto comunque non è da scartare. L'altra cosa che invece ho apprezzato è sulle riunioni. Sulle riunioni, nel rispetto dell'ambiente, pensando a quanto avremmo inquinato e avremmo perso tempo nel trovarsi magari in riunioni pletoriche, quando invece per quelle riunioni è sufficiente collegarsi a distanza, direi che invece ci abbiamo guadagnato ed è una così prassi che potremmo mantenere in un prossimo futuro. Ma in ogni caso della DAD in generale cosa ne pensa? Dunque, della DAD luce ed ombre, dipende come la fai. Io preferisco avere gli studenti in aula perché il contatto sicuramente con lo studente è positivo e qui ci sono i tempi morti a volte di collegamenti, dei malfunzionamenti e quant'altro. Appena possibile torneremo in aula perché l'Insubria si è sempre distinta per il rapporto tra docente e discente, dove a volte si scambiano anche i ruoli, noi impariamo e voi ci insegnate e viceversa.